parlerò di diverse cose. Parlerò dei giornali di guerra e dell'importanza che questi hanno, perché sono molto convinto che se c'è qualcosa ancora da dissodare molto sulla vicenda della Prima Guerra Mondiale, soprattutto quella dei giornali di trincea, ancora prima che dei giornali per i soldati, eccetera. Capisco quanto sia stato difficile in passato, per la frammentarietà delle collezioni, per la dispersione dei numeri, eccetera, ma negli anni in cui si è ricordato il centenario sono stati fatti anche dei grandi progetti di digitalizzazione che si sono concretizzati nel raccogliere e mettere a disposizione di molte testate delle intere raccolte. Resta il fatto che, per esempio, forse più della metà dei giornali di trincea francesi, che avevano delle tirature molto piccole, non esistono più. Noi conosciamo, ne abbiamo la memoria, perché nel 1935 il direttore di uno di questi giornali mise assieme tutti, come dire, tutti i suoi colleghi del periodo della guerra, cercarono di fare un registro in un libro rarissimo di tutto quello che era stato pubblicato. Bene, circa la metà delle testate che lì sono lì ricordate non sono più accessibili. Per altri versi ci sono dei problemi di mancanza di archivi. Gli archivi tedeschi, che riguardano soprattutto il fronte orientale, sono andati distrutti. Per fortuna abbiamo una sorta di dottorato pubblicato nel 1937, da uno studioso che indagava, e quindi abbiamo numeri, dati precisi, perché erano fatte sulle fonti di archivio. I giornali cominciano subito, come la guerra diventa di fronti uno davanti all'altro, in trincea si comincia a scrivere nel modo più, utilizzando le tecniche di stampa, per cui il ciclostile era una cosa di grandissima tecnologia, si usava la pietra, si usava l'ectografo, ma in alcuni casi si scrivevano a mano. C'è un giornale che viene fatto in quattro copie manoscritte, due per gli ufficiali, uno per i sottufficiali e uno per la truppa. Quattro copie. Quindi, ed è una la vicenda dei giornali di guerra, tranne pochissimi casi precedenti, è una vicenda della Grande Guerra. Quello che conosciamo prima sono davvero alcune testate, una fatta dal corpo di spedizione tedesco in Cina, conosciamo due giornaletti fatti dall'Italia in Africa, conosciamo davvero pochissimi esempi di questo genere. E ci aiuta molto a capire come nascono e come si formano questo lavoro di questo francese che fu il direttore di un giornale di trincea molto anticonformista, che si chiamava Le Bocophage. I Bocò erano il mangiacrucchi, se lo volessimo tradurre in italiano, e ci aiuta molto un libricino a sua volta stampato in modo provvisorio, fatto da un Max, mi pare, Edmeier, che fu forse il direttore del primo giornale di trincea, e che a sua volta in modo provvisorio qualche tempo dopo stampò un libricino in una cinquantina di copie, in cui raccontava la vicenda di come questo era uno che scriveva dei leader, che scriveva sui giornali a Monaco. Non era un grande intellettuale, però era uno di questi molto, molto attivi, e quando si trova in un fronte statico inizia
è del 7, il primo numero del suo giornale è del 7 settembre del 14, quindi... No, pardon, del 14 settembre. Il 7 settembre è il primo giornale, ora il 14 settembre sul fronte occidentale e il 7 settembre sul fronte orientale. Quindi c'è un parallelismo come quando le truppe si trovano lì, si comincia a fare circolare. Nel mondo germanico, mettendo Austro-Ungheria da una parte e Germania dall'altra, abbiamo due vicende che sono molto diverse. Nel mondo germanico, tedesco, germanico abbiamo dei grandissimi numeri. I giornali sono dei fronti d'armata, dei corpi d'armata, eccetera, hanno delle tirature enormi. Si pubblicano milioni di copie di giornali, mentre nel mondo austro-ungarico le dimensioni sono molto più limitate. Vi do addirittura i giornali venivano venduti a caro prezzo. Costavano molto di più della stampa civile che arrivava nelle edicole delle trincee, quindi la scelta di acquistare quel giornale invece che un altro era una scelta precisa, era anche una scelta che implicava un costo economico molto, molto maggiore. Arrivava di tutto, sembra paradossale, ma persino anche il giornale del Partito Socialdemocratico arrivava nelle edicole di trincea. E se vogliamo guardare a dei numeri, il numero delle testate tedesche è attorno tra le 115 e le 130, quelle francesi 400-500, la differenza è che quelle tedesche hanno delle grandi tirature, come dicevo, quelle francesi delle tirature estremamente esigue, al punto che uno storico francese che si è occupato per anni dei giornali di trincea, dei giornali per i soldati, dice che la loro diffusione era tale per cui spesso ci sono dei posti in cui un soldato non ha mai visto un giornale per i soldati, tanto le tirature erano esigue. Al massimo della produzione per tutte le truppe francesi è stato stimato che si andava dalle 75.000 alle 132.000 copie al mese, su numeri grandi, mentre le circolazioni dei giornali tedeschi erano nell'ordine di milioni di copie. Quindi una cosa, avevano una grande fogliazione, avevano una struttura formale del giornale fatta per rubriche, avevano delle uscite regolari, addirittura la Kriegszeitung di Lille era inattivo e quindi era l'unico giornale inattivo per che cosa? Per la raccolta pubblicitaria. Stampava 110.000 copie alla settimana, più di un supplemento in francese di 30.000 copie, più un settimanale in francese di 30.000 copie, più un altro supplemento di circa 110.000 copie, 100.000 copie, più un bollettino serale con le ultime dal fronte, eccetera. Era una grande impresa e addirittura anche un'impresa editoriale. Vengono fatti dei volumi, viene raccolta in tre volumetti la satira che è uscita sul settimanale. E caso più che strano, anomalo, nella redazione centrale di tutta questa impresa editoriale, una casa editrice, noi abbiamo recuperato 5-6 libri pubblicati, c'è anche una donna che in quel momento scrive, pubblica, poi sparirà nel nulla, però pubblica contemporaneamente per le principali case editrici tedesche dell'epoca. La rivista è molto, il giornale è talmente seguito che viene antologizzato. Nel corso di tutta la guerra vengono fatti 6 volumi che raccolgono il meglio della rivista di Lille.
guardando, leggendoli, ci si accoglie non soltanto nei giornali di trincea, ma anche in quelli per i soldati, soprattutto fino alla metà del 1916. C'è un, come dire, l'orgoglio di essere in qualche modo autonomi dai comandi. In molti viene rivendicato pubblicamente dai direttori o da articoli dei giornali, soprattutto quando a metà del 1916 cominciano ad arrivare direttive su che cosa eventualmente pubblicare, perché a metà del 1916 vengono costituiti due organismi, uno per il fronte orientale e uno per il fronte occidentale, che cominciano a mandare, come dire, dei precotti invitando i settimanali a pubblicarli, e questi cominciano a resistere, a puntare i piedi pubblicamente, dicendo che, ripetendo delle, come dire, delle affermazioni, come quando Musil scrive della Soldate Zeitung, che questo è il giornale fatto dai soldati per i soldati, in cui invita. Un giornale di questi dirà: non importa come ci scrivete, scrivete anche nel pezzo di carta usato, e se non avete una busta infilatelo in un pacchetto di sigarette vuoto con l'indirizzo, vedrete che ci raggiunge. Non sapete scrivere in un buon tedesco, anche se è un dialetto, mandatecelo che noi pubblichiamo. Un po' alla volta questo, soprattutto verso il fronte orientale, tutto questo lentamente si dissolve, muore, la presa da parte dei comandi e la centralizzazione si tramuta in un controllo di quando si sta pubblicando. Fino a quel periodo era stata più o meno la stessa cosa anche per i giornali dell'impero austro-ungarico, fino a metà anche loro del 1916 non c'è censura. I direttori non mandano i giornali la censura. Musil non manderà mai la Soldatenzeitung del censore. In carte di archivio che abbiamo trovato ci sono dei rapporti fatti per il comando, in cui dopo l'uscita del giornale vengono analizzati gli articoli che sono stati pubblicati, perché lui non li mandava. Ma questo era una prassi che toccava molte testate. Quelle austro-ungariche erano molto, molto limitate. In Austro-Ungheria, arrivo un po' alle cose che avrebbe dovuto raccontarci Nicoletta da Crema, vengono costituiti due organismi. Il quartiere della stampa di guerra è già preordinato in caso di guerra. Le istruzioni di mobilitazione risalgono al periodo tra il 1907 e il 1909, c'è un libro segreto in cui dispone in un modo estremamente preciso qualsiasi cosa, fin troppe, tanto non riusciranno neppure a farle, viene in modo parallelo fatto un ufficio di sorveglianza di guerra, che ovviamente ha una testa austriaca e ha una testa ungherese. A differenza della parte austriaca del paese, nella parte ungherese non si applicherà la censura, il Parlamento continuerà a funzionare e non si applicherà quel tentativo di stretta censura sulle informazioni che c'è nella parte austriaca della duplice monarchia. Chi si occupa di tutto questo? L'ufficio di sorveglianza, ma anche il quartiere della stampa di guerra. Il quartiere della stampa di guerra, che si articola in molte sezioni, ha al suo interno anche una sezione che si occupa prettamente della censura. L'altro anno è uscito finalmente la prima monografia vera, esaustiva, fatta sulle carte di archivio sulla vicenda, attività e funzioni del quartiere della stampa di guerra. Qui devo dire, ne è testimone anche Massimo, quando organizzammo una mostra sui Kriegsmaler
che dipendevano dal gruppo artistico del quartiere della stampa di guerra, era il 2002-2003, andammo a Vienna, al Museo di Storia delle Forze Armate, l'Arsenale, eccetera. Gli archivi non erano accessibili, non esisteva nemmeno il registro delle mostre fatte, gli artisti non ne parliamo. Poi c'era l'ambiguità tra il fatto che uno era stato un Kriegsmaler, ma il Kriegsmaler può essere chiunque dipinge, e invece il Kriegsmaler che aveva uno statuto, un grado, l'attendente, una serie di doveri e di privilegi, e girava con una fascia gialla su cui c'era scritto Kunst che portava, come c'erano gli scrittori che lavoravano per i giornalisti che lavoravano, avevano a loro volta una scritta Presse. All'inizio li accoppiano. Quando comincia le sue attività, il quartiere della stampa di guerra accoppia giornalisti e pittori. La cosa non funziona. Il giornalista lì, che ha la macchina da scrivere dietro in un lasso di tempo molto, molto breve, perché il suo mestiere, scrive la cartella, le due cartelle, e l'articolo è pronto per essere mandato. L'altro in 2 ore mica faceva un quadro, a volte neanche una serie di schizzi da poterli pubblicare come accompagnamento dell'articolo, e quindi i due vengono sganciati. I giornalisti continueranno in una grande impresa che è quella di pubblicare articoli per la stampa nazionale, per i giornali in lingua tedesca, in qualche modo sostenuti dall'Austro-Ungheria, addirittura mandano corrispondenze ai giornali dei paesi neutrali. C'è un grande attivismo, e un'altra parte della sezione che si occupa del giornalismo esercita la censura su controlli ai giornalisti stranieri che arrivano a Vienna e che si muovono, cosa che fanno tutti gli altri. Però la struttura, e tralascio le parti, come dire, i reparti amministrativi eccetera, del quartiere della stampa di guerra è molto articolata. Ora, la Kunstgruppe è enorme. Quando abbiamo fatto ricerca, questa ambiguità non era Kriegsmaler e tutto il resto aveva portato molti studiosi, anche noi, a ritenere che il numero effettivo dei Kriegsmaler fosse superiore a quello che effettivamente era. Poi, dopo la pubblicazione di questo libro, un'ulteriore ricerca che ho fatto, perché nell'elenco dei Kriegsmaler ci sono degli evidenti errori di nomi, di cognomi slavi mal trascritti in due modi diversi, eccetera, e quindi un pittore diventava già due, in un caso uno diventa anche triplo, eccetera. Sono poche centinaia, che però dal momento in cui viene costituito il quartiere della stampa di guerra, il gruppo artistico, consegnano 8.200, all'inizio del 1918 hanno consegnato 8.200 opere d'arte, quindi la produzione, avevano l'obbligo di un quadro al mese, di due disegni, ogni 15 giorni si andavano al fronte, c'era tutta una serie, e c'era anche una scelta molto, come dire, senza pregiudizi degli artisti, perché in qualche modo nel gruppo artistico vengono rappresentate tutte le correnti che attraversano il mondo della pittura dell'epoca, dagli avanguardisti ai pittori più tradizionali. Il Prince è come dire, uno dei padroni di tutto questo, coordina tutte le strutture, organizzano una quarantina di mostre che vengono curate con grande meticolosità a livello centrale, vengono messi in mostra però anche i quadri degli espressionisti, lavorerà per un certo periodo Oscar Koenig, ci lavorerà Egon Schiele, cioè,
ci sono dei bellissimi disegni di prigionieri russi che fa in un campo di prigioniera di Scilla, e ovviamente sono esattamente gli stessi corpi lividi, emaciati, scarnificati, segnati dalle malattie, dalla sifilide soprattutto, che è una delle raffigurazioni ricorrenti nell'opera di Egon Schiele, e così gli altri. Soprattutto non ci sono quasi mai quadri belligeranti, non ci sono quasi mai quadri di violenze, di combattimenti. Ce ne sono due o tre Bouvard e altri, ma a mio avviso compensano la loro incapacità artistica con la cruenza dei soggetti che vengono raffigurati, perché nel panorama dei quadri ci sono paesaggi, c'è la montagna, c'è di tutto. Spesso ci sono dei quadri di Canalbest con dei grandi paesaggi orizzontali di montagna, eccetera, soltanto ad un esame molto accurato del quadro si vede che quella serie di puntini, quasi come fossero delle formichine che si muovono su questo grande paesaggio, in realtà sono un gruppo di soldati che stanno risalendo una valle con stracolma di neve. Ora, se il maggior numero di personalità sono raccolte nel gruppo artistico, poi ovviamente segue come quantità di giornalisti e tutto il resto. Però ci sono anche... la cosa interessante è che ci sono anche le donne. Vengono reclutate tra le anche giornaliste che vanno al fronte, Alice Schalek, di cui si dice forse impropriamente che si deve a lei la costruzione di una serie di miti sugli alpini, eccetera, ma ci sono anche alcune pittrici e ci sono anche alcune scultrici che lavorano nel gruppo artistico. Poi c'è un gruppo che si occupa della fotografia, che si occupa e che organizza non soltanto, si occupa di fare fotografie da usare per la propaganda e tutto il resto, ma a loro volta poi utilizzano la fotografia per fare le mostre, eccetera, e così c'è anche una sezione che si dedica al cinema, che non solo fa filmati e tutto il resto, ma poi si occupa dell'attività ricreativa di portare il cinema fino ai soldati della prima linea. C'è una sezione che si occupa, che viene creata nell'ottobre del 17, che si occupa solo d'Italia. Nel 17 gli storici che recentemente si sono occupati del quartiere della stampa di guerra hanno tracciato una periodizzazione delle sue attività, hanno diviso il periodo che va dal 1914 al 1900, alla fine del 1918. In realtà il quartiere di stampa di guerra per alcuni elementi rimane fino alla primavera del 19. Cioccolo è uno degli ultimi a essere mandato a casa, e sarà nel marzo del 1919, resiste ancora di più di Musil, che anche lui non voleva, si era affezionato all'ambiente. Allora, la periodizzazione in cui fanno riferimento questi nuovi lavori è il 14. Il 14 è un periodo, si deve strutturare, gli uffici non sono nemmeno, ovviamente non sono nemmeno a Vienna, sono nei Carpazi, il numero di persone che lavorano è esiguo. Il secondo periodo è quello del 1915-17, un periodo in cui vengono effettuate diverse ristrutturazioni, ma c'è anche un atteggiamento sostanzialmente passivo, non così attivo, che invece è quello che segna il periodo 1917-inizio 18 di grande attivismo. La sezione per l'Italia non a caso nasce nell'ottobre del 1917, perché quello è il periodo
già identificato da storici che si sono occupati della propaganda molti anni fa, Cornwall, che ha saccheggiato, passato in rassegna gli archivi di tutta l'Europa in tutte le lingue possibili e immaginabili, suscitando stupori, invidie e via di seguito, è il momento in cui, secondo Cornwall, ma anche questi, in cui si vede che l'Austria comincia a sentire l'effetto della propaganda italiana, di cui non sono nemmeno consapevoli probabilmente in quel momento gli italiani, di stare sfruttando, perché gli italiani fino a quel momento non hanno nemmeno fatto i giornali per i soldati, la vicenda dei giornali italiani è una vicenda tardissima, è dopo Caporetto. Prima sì, c'è qualche cosa tollerata, malvista, fatta in modo autonomo, ma non c'è nessun input. E poi c'è l'ultimo periodo, il quarto e ultimo periodo, che è quello del 18, della seconda parte del 18, di fronte a tutto l'attivismo, l'aumento esponenziale delle persone che lavorano per il quartiere della stampa di guerra, si arriverà a più di 800, se non mi tradisce la memoria, e c'è anche la contemporanea agonia. Allora, c'è questo gruppo che si occupa dell'Italia, che collabora poi con gli altri gruppi, perché fa dei giornali, gli illustratori dei giornali, le fotografie arrivano per la collaborazione col gruppo fotografico, con la sezione dei pittori, eccetera. Inizia con la pubblicazione della Voce del Litorale, ma poi la intrapresa più importante è la Gazzetta del Veneto, che nel luglio del 1918 tira 20.000 copie, e di questo supplemento, che è un clone della Domenica del Corriere, sembra che la prima pagina sia stata fatta, la vignetta della prima pagina sia stata fatta da Beltrame, ma non è vero, la testata è uguale, tant'è che la prima volta che ho visto la Domenica della Gazzetta, a volte l'occhio vede che inizia un titolo e è già arrivata la conclusione, io dico, l'avevo scambiato per una Domenica del Corriere, invece era quest'altro. Poi c'è una sezione che si occupa della rassegna stampa estera, che produce giornalmente delle lunghe strisciate di riassunti o di traduzioni, eccetera. Quando Musil, in uno o due articoli in cui si occupa della Russia, cita Gorky, cita... Allora, io sono andato a cercarmele le citazioni, e devo dire che la traduzione in tedesco era un'eccellente traduzione del testo russo, ed era stata tradotta a distanza di pochissimi giorni dalla pubblicazione dei... Gorky teneva una rubrica all'epoca, I pensieri intempestivi, che poi per molte decine di anni non potrà essere, gli articoli che erano stati raccolti in un volume non poterono essere più ripubblicati, perché i bolscevichi li trovarono disfattisti, denigratori e via di seguito. Ebbene, quella rassegna, nella rassegna della stampa di lingua russa, i pensieri intempestivi di Gorky venivano tradotti rapidamente. Non vorrei sbagliarmi, ce n'è di questo materiale una bella raccolta a Udine. Sì, a Udine c'è una raccolta straordinaria di giornali di guerra, la più importante d'Italia e la più sconosciuta, la collezione Luxardo. Che era Ioppis? Luxardo era uno... Sì, ma la biblioteca Ioppis? No, è al castello. Castello. È al castello. Allora, quando io l'ho usata non era ancora accessibile al pubblico. Poi si ripromettevano, io l'ho usata perché è stata fatta una mostra e ho collaborato alla scelta del materiale. Ci sono più di 1.000 testate. In alcuni casi ci sono raccolte complete delle testate, ma il materiale è talmente variegato che fa capire quanto sia stata la prima guerra mondiale, sia stata davvero mondiale, perché ci sono le truppe coloniali, magari ci sono 3-4
numeri, ma c'è del materiale dell'Ansus, c'è i giornali fatti dai tedeschi a Istanbul, ma anche i giornali fatti in lingua ottomana, ci sono i giornali di occupazione che sono bilingui, polacco-tedesco, o ci sono alcuni in Yiddish, che adesso non mi ricordo, il catalogatore in modo provvisorio aveva scambiato lo Yiddish con qualcosa di assai più bizzarro, ci sono dei giornali fatti nel Baltico, nel Sud America c'è un po' di quell'opuscolame che veniva mandato in grandissimi quantitativi come propaganda, eccetera. I Luxardo avevano, come dire, due rami della famiglia, uno erano gli imprenditori, erano quelli del Maraschino, eccetera, e c'era un altro ramo della famiglia che era di persone colte, scienziati, che, uno di questi era un primario di ospedale che faceva anche ricerca, eccetera. La morte del fratello e di un altro carissimo amico al fronte gli costruì un'ossessione per la guerra, in modo compulsivo per un decennio, soprattutto ho visto che ho trovato dentro i giornali alcuni bigliettini pizzini di un libraio belga che raccoglieva in giro per il mondo le cose perché gli offriva, eccetera. Ha cominciato a accumulare libri, i libri non sono tanti, però sono alcune diverse centinaia di libri d'epoca, se si pensa a tutto quello che è stato pubblicato sulla Grande Guerra nel decennio successivo, la biblioteca, quello che rimane della biblioteca, se la maggiore di volumi, non rappresenta, non ci sono libri rari, così rari, cose sconosciute, eccetera. Mentre 1002 testate sono una cosa impressionante, ci sono anche anche cose poco comuni, per esempio ci sono di queste raccolte delle istruzioni che vengono mandate, non delle istruzioni, i Bericht non ce n'è neanche uno, ci sono queste rassegne stampa che venivano mandate ai giornali, eccetera, ed è un peccato, quella collezione lì da decenni, non lo sapeva nessuno. Non lo sapevo neanche io. E che ha insegnato a Udine per un sacco di anni. È una da rimanere. Nessuno me l'ha detto poi. È la cosa più stupefacente. Io ho un catalogo, se ti interessa. Dopo ti farò un sacco di domande, ma ora finisci. Allora. 15 minuti. Mica sono a Lourdes, siamo a lei, piccola, la termale non fa miracoli. Però c'è l'acqua. Sì, ma non fa miracoli quella termale, è arsenicale, se è rugginosa. C'è vetriolo. Appunto. Vetriolo un po'. E come faccio ad andare avanti? Non ho ancora finito con le sezioni del potere della stampa di guerra. C'era il teatro, c'era una sezione che si occupava di teatro. Non solo che faceva, organizzava, portava il teatro fino in trincea, eccetera, c'era il gruppo redazionale che faceva altre cose e da cui poi nascerà anche Aimat e altre iniziative. E alcuni forse trovavano che lavorare in quella struttura era molto meglio, potremmo chiamarli imboscati piuttosto che andare al fronte, però c'era il fiorfiore dell'intelligenza austriaca dell'epoca, una parte del catalogo Delphi ha lavorato al quartiere della stampa di guerra. Ci ha lavorato Rilke, ci ha lavorato Hofmannsthal, ci ha lavorato Csokor, ci ha lavorato Musil, ci ha lavorato Leoperus, ci ha lavorato Franz Bly, Franz Werfel, Ferenc Molnar, Arne Laurin, Franz Karl Ginzkei, Stefan Zweig, Felix Salten, Polgarec e via di seguito.
c'è una, non posso non citare una cosa perché non è ancora stata studiata. Tutti voi conoscete che a un certo punto c'è l'accusa del barbaro tedesco, germanico, c'è una pletora di opuscoli, di propaganda, di raffigurazioni in cui il gorilla tedesco violenta la donna e via di seguito. Ebbene, a quell'accusa di barbarie, sia da Berlino che da Vienna, rispondono dicendo noi siamo figli di una grande civiltà, e rispondono facendo due pubblicazioni, che sono due libri anomali, straordinari. Uno si chiama Das Land Goethes, se viene fatto dai tedeschi, un libro illegato, in pelle, cioè un libro anche come anche quello che viene fatto in Austria. In Austria c'è una tradizione che è data dal 700 dei Kriegsalmanach, è una costante delle forze armate, e dalle forze armate poi l'almanacco diventa un almanacco di guerra che però viene pubblicato anche per i civili, eccetera, e questo diciamo che è uno dei tanti almanacchi che addirittura ne escono in più edizioni perché ci sono case editrici che si fanno concorrenza, questo è quello fatto nel 14. Ma ne viene fatto uno a sua volta prezioso con delle calcografie, un numero unico che non è un almanacco, è un Kriegsalmanach, ma esce una volta sola, non ha, e se uno va, ci sono testi musicali, ci sono alcune immagini in calcografia protette dalla velina, è stampato su una carta particolarmente di qualità, e se uno va a guardare che cosa c'è dentro, l'indice è nascosto malamente perché trova trova che c'è Schnitzler, trova che c'è Rilke, trova che c'è Dvořák il musicista e via di seguito. Questo aspetto di risposta tedesco-austriaca ad accuse di barbarie, forse alla luce di una ricchezza tale di queste due pubblicazioni. Che effetto hanno avuto? Che cosa? Io non ho trovato letteratura secondaria. Ma venivano conosciute all'Occidente, cioè nell'intesa, erano conosciute dall'intesa queste pubblicazioni? Immagino di sì, hanno circolato. È stato anche uno sforzo, un impegno economico, se uno guarda la carta, la qualità della stampa, non di poco conto, che insomma, la provvisorietà dei tempi non... Quanto tempo ho ancora? Sono i 25, 15 minuti adesso, va bene? Sì, certo. Un'ultima cosa prima di passare tra Soldatenzeitung e Heimat, al quartiere della stampa di guerra ci stanno un sacco di sovversivi. Egon Erwin Kisch, il giorno che dismette la divisa di ufficiale al quartiere della stampa di guerra, fonda la Guardia Rossa viennese. Laurin. Heimat, ormai lo sapete, fa diverse, era un grande progetto, doveva uscire in tutte le lingue ufficiali dell'impero, poi si ferma alla quarta lingua, casca anche la baracca. La cosa interessante, adesso stiamo cercando di raccogliere le altre edizioni, un po' di numeri di Domov l'abbiamo trovati e adesso ce ne stanno arrivando alcuni altri che sono stati trovati in una biblioteca nei Sudeti, che sfuggiti all'Opa cieco peraltro. Ma la cosa interessante è che avendoli in mano
il direttore della testata, il gerente della testata e il direttore della, della gerente e direttore è Musil. E non è una traduzione, e questa non è una traduzione della, dell'edizione tedesca. Ha una sua redazione e pubblica degli articoli originali diversi. Abbiamo fatto un po' di comparazione avendone un po' di numeri. Ha la redazione fisica nello stesso edificio in cui c'è Heimat, è stampata nella stessa tipografia e ha indicato Musil come, come referente. Ma oltre a Laurin, eccetera, uno degli altri che lavorerà nella redazione della rivista è un tal Franz Jeramek, che era un noto antimilitarista ancora prima dello scoppio della Grande Guerra. Fa un periodo, viene richiamato, si ammala, viene chiamato sotto le armi, poi si ammala, poi viene richiamato, sarà al fronte anche, al fronte questo, come dire, per loro è il fronte meridionale, per noi, cioè, sul fronte italiano, eccetera, e negli anni 50 è una, come dire, un bel poeta riconosciuto, riconosciuto ufficialmente nella Cecoslovacchia stalinista, di cui vengono pubblicate anche nel 56 le lettere dal fronte. Infatti un bel libro, una bella, vengono pubblicate. Ce n'è diversi di personaggi di questo genere che attraversano quelle redazioni, cioè personaggi che avevano un passato che sicuramente non era imperial regio, o uomini come Egon Erwin Kisch, ma anche lo stesso Franz Blei, per esempio, che è nella redazione di Heimat. Questo giornale ha, pur nel periodo difficile, ha qualcosa di straordinario, una regolarità nelle uscite, una costruzione formale dal punto di vista della pubblicazione, eccetera. Lo si vede anche nell'edizione ceca, ha un modo evidente, ma in cui la relazione nei punti in cui si parlava della Russia o della dei commenti sulla politica di Wilson, via di seguito, è evidente quanto siano precise le direttive che vengono mandate, eccetera. La scrittura è molto più stereotipata. Non di meno Musil farà esperienza, ma di questo credo che ne parlerà bene Massimo domani. È una redazione, credo, completamente diversa, anche nella, non lo sappiamo, non abbiamo al momento, non abbiamo nessuna carta che ci dice di come funzionava, non abbiamo neanche carte dirette che ci dicono come funzionava la redazione della Soldaten Zeitung, perché la maggior parte delle carte della redazione dopo la chiusura del giornale vennero trasferite a Innsbruck vennero quasi tutte distrutte in un successivo incendio. Però abbiamo una serie di testimonianze che dicono quanto emergesse come fosse un lavoro collettivo il tipografo che andava a ritirare le bozze all'hotel Laurin in centro a Bolzano, spesso doveva attendere a lungo perché Musil era lì che ritoccava, in una sua vecchia testimonianza, quando ancora non si discuteva di Soldaten Zeitung, di Musil e di queste cose.
aveva però un lascito della Soldatenzeitung, c'è in Heimat, in ogni caso, perché nella scelta che viene fatta di Musil come direttore della testata. Io credo che non sia stato scelto a caso tra tutte le persone che c'erano al quartiere della stampa di guerra, anzi fino al momento in cui lui viene incaricato di occuparsi di quel giornale non faceva neppure parte del quartiere della stampa di guerra, ma c'erano tanti altri scrittori e colleghi che avevano maturato esperienze redazionali, e in fondo Musil aveva lavorato alla Neue Rundschau e a qualche, aveva collaborato a qualche altra rivista, la Neue Rundschau la lascia per venire a Vienna a arruolarsi, non è che fosse l'identificazione di un grande direttore di testate, però il segno che lui, che il suo operato lascia sulla Soldatenzeitung, che lui ricorda anche in lettere a distanza di decenni dalla chiusura di quella testata, lettere alla fine degli anni 30, in cui ad alcuni a un all'inizio degli anni 30 ricorda che ha con apprezzamento, scrivendo a un generale, a un amico, e con apprezzamento lui aveva diretto quel giornale. Quel giornale, tra l'altro, ad un certo punto, con la sua direzione, ha una serie di precise trasformazioni. Massimo ha scritto un articolo su questo che è in un, mi pare che sia in questo catalogo, sulla deprivare tutti gli elementi di Tirolo, non soltanto il titolo Tirolo nella testata, ma anche le stelle alpine, il richiamo al Sacro Cuore di Gesù, a tutta la mitologia tirolese, facendone un giornale che combatte contro gli irredentismi, eccetera, ma soprattutto che è legato a un progetto politico che non ha come dire, grandi sviluppi, però che è maturato all'interno del comando del corpo d'armata Arciduca Eugenio. Questi elaborano una serie di come dire, progetti di rifondazione dello Stato austriaco. Verranno mandati in un paio di occasioni a Vienna, si arriveranno nelle più periferiche scrivanie della cancelleria viennese e lì naufragano. Però l'idea c'era e Musil è organico a questo progetto. Ad un certo punto nel numero del 21 gennaio del 1917 viene pubblicato un importante articolo sulla rifondazione dell'Austria. Si dice che è scritto da un'eminente personalità, eccetera, non viene fatto il nome, ma io credo che se si pensa che sia il generale Alfred Kraus l'autore di quel testo, credo di non commettere un errore. Che cosa pensavano? Contrapponevano, guardavano all'Ungheria e vedendo nell'Ungheria un paese compatto, centralizzato, e vedendo invece nell'Austria un paese rissoso, caotico, dilaniato dai conflitti, non soltanto quei conflitti politici, ma anche dai conflitti nazionali, eccetera. E l'idea di rifondare con l'Austria come uno Stato centralizzato, riorganizzato anche dal punto di vista territoriale amministrativo, diverso, perché avrebbe dovuto cambiare anche la denominazione Österreich, punto a capo, essere riorganizzato in 7 province: Boemia, Moravia, Slesia, Bassa Austria, Alta Austria, Salisburgo, Stiria, Tirolo, Vorarlberg e Austria del Sud, che avrebbe dovuto comprendere Carinzia, Lecraine, Gorizia, Gradisca, Istria e Trieste. Bene, questo progetto non va
importo, ma come dire, la stretta, la stessa relazione che c'era stata tra Musi nel comando dell'armata, l'arciduca Eugenio, è evidentemente il motivo per cui lui viene chiamato alla redazione di Heimat, dove alcuni dei temi che sono le battaglie della Soldatenzeit, quella contro il vedentismo, l'articolo contro Conci che sproloquia a Praga e via di seguito sugli italiani tirolesi del Tirolo e via di seguito, non hanno lo stile, non hanno quella ricchezza linguistica, quella costruzione lessicale, ma però non si discostano da quella che era stata, come dire, una delle linee politiche che aveva segnato la Soldatenzeitung. Su questo, per quanto riguarda la Soldatenzeitung, sul cambiamento che c'è tra prima e dopo Musil, già nel 1959-60, Karl Dinklage, in un libro che è ancora oggi prezioso, aveva avvertito e notato quanto il segno lasciato da Musil era stato importante. Sono telepatico. Ho sentito anche le trombe di Tancamo oggi pomeriggio. Che faccio? Vado avanti o il tempo che ho consumato? No, ma magari vai verso la conclusione, poi nella discussione. Vediamo, lasciamo spazio alla discussione. Un'altra delle cose che caratterizza, che segna l'operato di Musil è il senso dello Stato. Il senso dello Stato che c'è nella Soldatenzeitung sarà espresso in modo diverso. Alcune delle cose che lui scrive sulla Soldatenzeitung ritorneranno con un'altra leggerezza, con un'altra ironia, caratterizzeranno dei personaggi dell'uomo senza qualità, ma quel senso dello Stato lo ritroviamo anche in Heimat. Io pensavo che con Heimat questa vicenda di Musil è cominciata nell'86, mi pare. Sì. Abbiamo cercato, dopo la Soldatenzeitung, avendo trovato delle carte in cui si favoleggiava, all'epoca si pensava che si favoleggiasse, che di un'edizione ungherese della Soldatenzeitung, ci abbiamo impiegato 10-12 anni, ma li abbiamo trovati tutti i numeri ungheresi. Abbiamo anche fatto un volume in tedesco, perché non aveva senso farlo a stampa in italiano, con l'anastatica dell'edizione ungherese e anche un lavoro di Davide Zaffi, che conosce bene anche l'ungherese, che ha tradotto questo e che oggi purtroppo non è qui perché ha un convegno a Budapest, comparativo tra le due edizioni. Diciamo che la Soldatenzeitung ungherese, la Tirolikatoni Újság, metà era tradotta e metà invece aveva articoli originali. Per caso, in quel periodo, in quei 5 numeri che vengono pubblicati in ungherese, cade questo numero strano per un anniversario neanche tutto tondo ma bizzarro di Andrea Sofer, e per Andrea Sofer fanno un'edizione della Soldatenzeitung di 32 pagine con una copertina quasi di cartoncino a colori e tutto il resto, e metà di questo numero viene tradotto in ungherese. A me ha sempre fatto impressione pensare a quei soldati che si sono beccati quel numero su Andrea Sofer, di cui probabilmente nulla sapevano. E all'epoca abbiamo trovato anche un numero della Soldatenzeitung in italiano. E l'abbiamo trovato per sbaglio in Ungheria, il numero 8.
siamo stati da allora alla ricerca di numeri italiani, scandagliando le biblioteche, facendo circolare la notizia nel mondo dei collezionisti, che si trova della gente che ha dei tesori in casa. Poco tempo fa siamo stati a casa di un collezionista che ha accatastate in edizioni originali tutte le più belle riviste degli anni tedesche degli anni 10, 20 e 30, tutte quelle della Germania di Weimar e quelle prima da Panna, che è precedente a tutte le altre, lì buttate come fossero la cosa più indifferente di questo mondo. Bene, non siamo riusciti a trovare nessun altro numero. Adesso però stiamo cercando di trovare i numeri delle altre edizioni per forse fare davvero l'ultima cosa su Musil, cioè di mettere assieme le persone che hanno anche le competenze linguistiche, le abbiamo, e di mettere assieme e fare un lavoro di comparazione che cosa scrivevano in Domovina quella croata, e forse la cosa più interessante è quella che cosa scrivevano nell'edizione ungherese, perché tra la sintonia nel 18 tra Vienna e Budapest non è che fosse, e quella forse sarà la cosa, la cosa più interessante. Bisogna vedere se firma gli altri giornali anche Musil, per adesso sappiamo che firma anche come direttore responsabile gerente della testata, firma lui, anche questa è una cosa interessante. I militari, lo scrive Marta in una lettera a Dannina, non bisogna dire che sono i militari che hanno voluto questo, scrive la figlia del matrimonio precedente mandandogli il primo numero di Aimat. Bene, io qui mi fermo in attesa di trovare gli altri numeri.